pazza veloce! Dai, ancora un po' di pazienza e tutto sarà pronto, ok? Sì, come ti dicevo, in questo periodo sono un po' pieno di cose da fare. L'azienda mi ha chiesto di poter lavorare all'estero per un po', ma ancora non so che risposta dare. Mammina, per favore, quanto manca ancora? Muoio di fame, che fame, che fame! Ken, per favore, puoi venire ad aiutarmi? Ho un po' di cose da fare, non riesco a fare tutto. Sì, 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 giusto un momento, arrivo subito. È così, come ti dicevo. Allora, non so, devo ancora decidere, prendere una decisione. Non è così semplice. Allora, qui dice di mescolare per 5 minuti e poi aspettare altri 2 minuti e dovrebbe essere tutto pronto. Vediamo un po'. Ok. Mi sono bruciata! Ai 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 ai! Mammina, cos'è successo? Cosa ti sei fatta? Cosa è successo? Ai 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 ai, mi sono fatta male! Oh, ma cosa ti sei fatto? Vieni, ti aiuto! Per favore, chiama subito l'ambulanza! Mi fa malissimo! Certo, vado subito. Pronto, buongiorno. Per favore, scusi, abbiamo bisogno di un'ambulanza qui a casa. Mia moglie si è bruciata con il bollitore. Ok, vi aspettiamo qua, grazie. Papà, abbiamo fame, vogliamo mangiare. È quasi pronto. Salve, che cosa è successo? Chi è che sta male? Teresa, mia moglie, si è bruciata nella mano e un po' nel braccio perché il bollitore ha fischiato in quel momento e l'ha colpita. Sì, dottoressa, guardi un po', la mia mano mi brucia tantissimo, è stato il vapore, ero lì vicino e è successo questo piccolo incidente. Ok, Teresa, non si preoccupi e adesso io sono qui a sua disposizione. Adesso controlliamo subito come sta la sua mano. Ok, mi serve per cominciare questo. Teresa, stia ferma e mi faccia vedere bene. Sì. La bruciatura c'è, sì. Allora, mi serve allora... Sì, questa crema. E ancora... Sì, questo. Sì. Ah, frigge un po'. Resista un po', Teresa. A presto passerà. Adesso sentirà un pochino di sollievo. Purtroppo, Teresa, questi sono piccoli incidenti casalinghi che possono succedere e succedono spesso. Non si preoccupi, vedrà che tutto andrà bene. Dottoressa, ma è qualcosa di serio? Per adesso non posso dire niente, ma non penso sia così tanto preoccupante. Ora, per sicurezza, ti posso mettere un bel cerotto, Teresa, così... Così, ma non è finita qui. Ci vediamo domani, ok? Così vediamo se ci sono dei miglioramenti. Grazie mille, dottoressa. Grazie per il suo aiuto. Prego. Arrivederci. Ci vediamo domani, Teresa. Buongiorno, benvenuta Teresa. Si accomodi. Stavo preparando le sue vitamine. Ah, grazie, dottoressa.
14 e 15. Oh, perfetto. Teresa, come va? Come sta la tua mano e il tuo braccio? Abbastanza bene, riesco anche a muoverlo e non mi fa più male. Ok, allora diamo uno sguardo, controlliamo, proviamo a rimuovere questo cerotto che abbiamo messo ieri. Dimmi se ti fa male. Oh, è andato via il rossore che avevo ieri. Ok, allora buttiamo questo cerotto perché non ci serve più e cerchiamo una crema che ci aiuterà in questo momento. Eccola qua. Mettiamo questa crema dopo le scottature. Ah, è rinfrescante! Non mi fa praticamente più male. Teresa, dimmi, come stai generalmente? Quest'ultimo periodo sono proprio stanca. Oh, dimentico spesso le cose. Sono un po' stanca, mi fa male a volte la testa. Allora, ti voglio un po' auscultare, Teresa. Vediamo un po' com'è il tuo respiro. Sì, il respiro va tutto bene, però sento il cuore un po' agitato. Proviamo a controllare la pressione. Sì, era come mi aspettavo. Ho sentito un po' il cuore che pulsava fortissimo. Oh, dottoressa, ma è grave? Ah, non tanto grave, Teresa. Sei stressata e questo è il tuo problema. Ora, io stavo già preparando delle vitamine per la tua bruciatura, ma dobbiamo aggiungere anche queste. Qualche goccia. 1, 2, 3, 4. E queste. Così. Tieni, Teresa, prendile. E adesso ti scrivo una ricetta perché io ti prescrivo tanto riposo e ti consiglio di fare un bel viaggio. Se possibile dovresti andare al mare. E sì, vedere i pesci e fare un bellissimo viaggio. Dottoressa, ma sarebbe bellissimo andare a fare un viaggio. Mi organizzo subito e sa che faccio? Lascio i bambini con mio marito. Grazie mille, dottoressa. Ascolterò quello che mi ha consigliato. Arrivederci, Teresa. Mi raccomando, ascolti i miei consigli. Faccia un bellissimo viaggio. Noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao, ciao. Ken, la dottoressa mi ha detto che devo fare un bellissimo viaggio. Mi dispiace, devo partire. Ci pensi tu alle bambine, vero? Preparo la mia valigia. Allora, questo non mi serve. No, non ho bisogno manco dei jeans. Vediamo un po'. Devo trovare una soluzione per farci stare anche queste cose qui dentro. Come farò? Barbie, ma dove stai andando da sola? E perché io devo rimanere qui? La dottoressa mi ha detto che devo fare un viaggio perché sono troppo stressata e tu devi restare qua. Perché con chi li lasciamo i bambini? Ciao Ken, mi raccomando, fate da bravi tutti e tre. Allora, ciao Teresa, fai una buona vacanza. Ritorna presto, ci mancherai. Castello Fiabesco. Shannon, ti porto in un posto bellissimo. Guarda, ci sono le cose che piacciono di più a noi ragazze. Guarda qua. Oh!
Ma è bellissimo! Wow, scarpe e borse! Oh, ma da dove iniziamo? Oh, oh! Ma è tutto stupendo! Ragazze, benvenute nel mio negozio. Questa è una boutique a cui io tengo particolarmente. Ci sono vestiti, gioielli, borse, ma anche un sacco di accessori. Ada, da dove iniziamo? Non lo so, vorrei comprare proprio tutto. Sharon, guarda che bella gonna! E questo giubbottino! Questo giubbottino è troppo carino! È super fashion! È super cool! Wow! E guarda quante borse e accessori! Tutte super colorate! Wow, non so proprio da dove iniziare! Sharon, e guarda queste scarpe favolose, tutte con i tacchi, come piacciono a noi! Ada, ma hai visto qui? Guarda qui questi stivali, sono super abbinati con questa bellissima borsetta, wow! Sharon, guarda questo cappottino, è super trendy e questo colore è veramente bellissimo, quest'anno è proprio di moda! Ada, sì, ti volevo dire... Aia, aia, Ada, stai bene? Sì, Sharon, e tu? Oh, aiuto! Ci siamo fatte veramente male, mi sa, questa volta. Aia, 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 aia. Ragazze, vi siete fatte male? Vi aiuto! Ah, siamo un po' doloranti. Ah, mi dispiace, forse è colpa del tappeto. Ah, ai, 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 la caviglia. Ai, 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 ai. Ah. Ragazze, come state? In realtà ci fanno un po' male le caviglie. Siamo cadute e con questi tacchi ci siamo fatte veramente un po' male. Avresti per favore delle scarpe un po' più basse? Forse abbiamo la necessità di andare in ospedale. Sì, certo, ragazze, qui di esposto non è niente, però in magazzino sì, torno subito. Queste scarpe, forse dovrei usarle più spesso. Grazie, ora dobbiamo davvero andare all'ospedale per farci controllare. Arrivederci ragazze, ritornate a farmi visita presto e fatemi avere vostre notizie. Oi. Aia, ai, ai, ai. Oi. Oi. Ai, ai, ai. Oh. Ai, ai, ai. Salve, buongiorno. Salve, dottoressa! Ci siamo fatte male, io ho bisogno di lei! Ok, accomodatevi! Ragazze, raccontatemi che cosa è successo e dove vi fa male. Eravamo in un fantastico negozio e stavamo guardando dei vestiti veramente belli, ma poi io sono inciampata e sono andata addosso ad Ada. Si è fatta male, anche lei, come me, siamo cadute entrambe. Sì, siamo cadute tutte e due perché... In realtà non avevamo queste scarpe comode, avevamo i tacchi e lei è inciampata sul tappeto e siamo cadute come due polle. Certo, adesso ho capito. In realtà i tacchi non sempre sono così comodi. Guardiamo dove vi fa male. Vi fa male qua? No, qua no. Qui? No, neanche qui. E qui? Ah, sì, qui fa male, qui fa male. Ai ai ai. Ok, Sharon, controlliamo te adesso. Ti fa male qua? No, qua no. E qua? No, neanche qua. E qui? Ah, sì, ai ai ai, anche a me fa male di là, anche a me. Ok, io però così non capisco benissimo. Facciamo un esame radiografico, ok? Dai, ragazze.
Sharon, vai prima tu. No, Ada, vai tu. Sharon, dai, vai tu. No, Ada, dai, per favore, vai prima tu. Ok, io ho un metodo infallibile. Siete pronte? Via. Ambarabacci cicocco, tre civette sul comò che facevano timore alla figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci cicocco. Tocca a te, Sharon. Va bene, allora tocca proprio a me. Dai, Sharon, non avere paura. Vieni qua, ti aiuto io. Vieni qui. E adesso puoi distenderti così qua. Distendi anche le braccia. Ok, controlliamo subito. Via. Ok, adesso vediamo un po'. Ok, Sharon, nessun pericolo, tutto è andato bene e la tua caviglia sta perfettamente bene, quindi puoi tornare nella sedia. Ti aiuto di nuovo io, vieni qua. Ecco qua, Sharon. Meno male, me la sono proprio scampata grossa. Speriamo che vada bene anche per te, Ada. Dai, Ada, vieni qua. Aiuto anche te. Non avere paura. Distenditi così, bene. Piegiamo il ginocchio. Ai, 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 ai. Mi fa un pochino male. Adesso cercheremo di capire come stai. Sei pronta? Possiamo chiudere. Vediamo un po'. Ah, ai ai ai. Ada, purtroppo qui c'è una frattura, ma non preoccuparti, risolviamo tutto, ok? Ti aiuto a sederti di nuovo, vieni qua. Una frattura, ecco perché mi faceva così tanto male. Non metterò più tacchi in vita mia. Dai, Ada, non ti preoccupare, tutto si risolve. Ora allora mettiamo subito il gesso. Eccolo qua. Tieni fermo il tuo piede. Hai visto, Ada? Abbiamo fatto super veloci. Ai 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 ai, mi fa veramente male, però c'è qualcosa che io posso prendere? Sì, hai ragione, Ada, capisco benissimo. Infatti adesso ti do qui un antidolorifico. Ecco qua, prendine un po' adesso. E io? E a me che trattamento spetta adesso? Ho un po' di paura. Ah, per te basta solo un po' di crema. Sono stata davvero fortunata allora. Ok, adesso abbiamo finito. Un paio di raccomandazioni. Mi raccomando, Ada, devi prendere questi antidolorifici solo quando ti fa male e devi tenere il gesso per 30 giorni. Oh, che triste, non potrò mettere i miei bellissimi tacchi. Eh no, solo scarpe comode. E tu, Sharon, potresti aiutare Ada? Lei ha il gesso e non riuscirà a fare proprio tutto benissimo. Sì, certo, l'aiuterò di sicuro. Allora possiamo andare, abbiamo finito, vero? Ah, aia, 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 come farò? Aia, aia. Aspetta, Ada, ho questo per te, guarda.
Questo ti aiuterà a camminare. Grazie, dottoressa! Prego, ragazze! E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao! Castello Fiabesco. Vedo che il fuoco si sta spegnendo. Vado a prendere qualche altro ramo. È veramente pesante questo ramo. Vediamo com'è l'acqua. Ah, è trittina. Mi piacerebbe tanto nuotarci, ma non posso. Barbie, scusami, vieni, ti aiuto. Vieni, ti aiuto. Che freddo, mi sono bagnata per bene. Che freddo. Non preoccuparti, Barbie, vado a farti altra legna, così il fuoco sarà grandissimo. Barbie, aspetta, ti do la mia felpa, aspetta. Un pochino meglio, grazie. Tieni, Barbie, prendi questo caffè, ti aiuterà a stare un pochino calda. Vedrai, adesso che c'è un fuoco così grande ti riscalderai subito. Mi sento un pochino meglio. Mi sono appena ricordata che ho lasciato due sciarpe dentro la macchina. Vado, ne prendo una per te e una per me. Torno subito. Io ho messo questa più leggera, ma questa pesante la lascio a te, Barbie. Tieni qua. Grazie mille, grazie. Allora, visto che Barbie sta meglio, possiamo fare i marshmallow. Sì, facciamo i marshmallow. Salute, Barbie. Ma sei sicura di stare bene? Sì, sono qui al calduccio. Ho la felpa, la sciarpa. Sono vicino al fuoco. Sì, sto bene. Fammi sentire se hai un po' di temperatura. Oh, ma sei caldissima. Oi, allora bisogna subito andare dal dottore. Questo non mi serve più, lo mettiamo qua. E questo sta qua. E il posto giusto di questo è qua. Buongiorno, che succede? Dottoressa, sono caduta in acqua nel fiume. Si sarà raffreddata. Prego, Barbie, siediti. Dottoressa. Salve, dottoressa. Allora, ragazzi, cos'è successo? Chi mi racconta cos'è successo? Era finito il fuoco e io sono andata a fare legna, ma poi sono inciampato e il ramo che avevo in mano è andato addosso a Barbie. E io sono caduta dentro al fiume e mi sono fatta un bagno con questo tempo e ho freddissimo. Adesso ho capito perché starnutisci. Fammi un po' vedere se hai la febbre. Sì, sembri calda. Proviamo un po', Barbie. Sì, qui c'è un po' di febbre, Barbie. Eh sì, io di nuovo inizio ad avere i brividi. Barbie, ma i tuoi vestiti sono tutti bagnati. Dobbiamo subito cambiarli. Immediatamente vado a prenderti dei vestiti asciutti e puliti. Torno subito. Grazie, dottoressa, grazie. Guarda qui, Barbie, ho trovato questi. Non so se sono della tua taglia, ma sono sicuramente asciutti e puliti. Vado subito a cambiarmi, grazie, dottoressa. Non è
proprio la mia taglia, ma sto veramente bene. Tutto è asciutto e poi è bastato piegare le maniche. Tieni, Barbie, c'è anche questo plaid che ti terrà ancora di più al caldo. Prepariamo adesso un super concentrato che ti aiuterà contro questa brutta febbre e contro questo brutto raffreddore. Tagliamo il limone. Mettiamo il miele subito nel bicchiere. Adesso ci serve un cucchiaino. Giriamo bene. Aggiungiamo un po' di tè caldissimo. Mescoliamo ancora bene. Tieni, Barbie, prendi. Più neanche tanto freddo. Sì, Barbie, lo capisco perché adesso tu hai il plaid, i vestiti puliti, però ti scrivo qualcosa. Allora, queste sono le mie raccomandazioni. Stare a casa per 5 giorni, bere tè caldo con miele. Dottoressa, forse farebbe tanto bene anche un po' di zenzero. Ecco, queste sono le cose che deve fare Barbie, controllatela e mi raccomando, se succede qualcosa io sono qua, potete chiamarmi o potete venire di nuovo nel mio laboratorio. Grazie, ci assicureremo che Barbie rispetterà tutte queste nuove regole. Poche regole ma importanti, mi raccomando, osservatele anche voi quando siete raffreddati. Grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao ciao!